Sono ancora io, Giuseppe Bellacosa, e oggi sto qui a raccontarvi le origini del cinema. Il cinema è stato inventato nel 28 dicembre 1895 è definita la settima arte da Ricciotto Canudo, un critico d'arte del 1921. E può trasmettere tante emozioni, come la tristezza, l'allegria, la suspense, la paura. Inoltre il cinema può essere classificato in tanti generi, come il western, il giallo, il fantasy, il poliziesco, il film d'azione, il film di guerra, il film storico. Però ragioniamo su un altro fattore del cinema. Facciamoci una domanda. Perché la gente va al cinema? Il cinema per noi significa avere qualche ora libera dopo la scuola, dove abbiamo lo sbarco dei compiti e ci possiamo divertire insieme guardando un film, sgranocchiando il popcorn e magari sorseggiando anche una bella festa. Inoltre, la cinematografia è un insieme di arti che, fuse insieme, può diventare un film che sarà poi un modello di comunicazione per tutti. A quei tempi esistevano solo cortometraggi. Poi venne Griffith che inventò i lungometraggi / film con il suo film Nascita di una nazione. Questo film, cioè Nascita di una nazione, fu ideato nel 1915 e parla di questo gruppo razzista ai massimi livelli chiamato Ku Klux Klan, che si batte contro si batte contro il razzismo, dillo. Non può battersi contro il razzismo se è lui razzista. Ragazze, io vado in bagno che fa troppo caldo, mi sciacquo la faccia. Allora facciamo che ti aspettiamo qua, ok? Va bene. No, ragazze, ci volevano proprio. In effetti hai ragione, fa veramente caldo. Aspetta,
Salve a tutti, io sono Michael e lui è Raffaella. Il cortometraggio di cui oggi vi andremo a parlare si intitola Ciro. Ciro è anche il nome del protagonista. Il nome è appropriato napoletano, perché questa storia dove si fa? È ambientata a Napoli. Bravo. Questa storia parla di questo ragazzino Ciro che di professione fa il ladro e ruba specialmente orologi. Come si può vedere in questo cortometraggio, ruba un Rolex. Questi orologi, le cose che ruba, le porta un signore che Ciro chiama pedofilo perché fa affari con i bambini. Allora gli dà verso 200-250 euro che li divide con il suo compagno che capendo bene il film è l'altra parte di Ciro, perché lui gli è stata, come si vede all'inizio e anche in mezzo al cortometraggio, la sua infanzia è stata rubata perché è stato preso immediatamente dalla mafia. Da questo cortometraggio si può capire che in Italia non è soltanto a Napoli succedono queste cose, ma anche in Italia, che alcuni bambini vengono prima allenati dai malavitosi e poi vengono buttati in strada per rubare qualsiasi cosa, pure per uccidere. Ragazzi, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Come si chiama questo Ciro? Ma chi fa una guerra e lotta tutta vita, ma se non pensa ancora a lui. Salve, non è che lei è il mitico regista Ridley Scott? Sì, sono io, ho girato il cortometraggio. Jonathan, esatto, bravo. Vuoi che tu lo spieghi un po'? No, guardi che io già non ho ancora visto. Come te lo spiego lo stesso, dai. Jonathan è un fotoreporter che ha una missione e si è trovato in mezzo a un bombardamento. Doveva fotografare dei morti specificamente. Il grande shock. Non lo voglio sentire. Ehi, salve! Salve, ma lei non è il famoso critico cinematografico Ridley Scott? Sì, sono proprio io. Sono Ridley Scott, ho diretto il. Ci può parlare del suo film, per favore? Certo, io. Ma io non lo voglio sentire. Non ci interessa, signore. Io ho diretto il film e allora parla di questo fotoreporter che fa foto appunto ai morti di guerra. Questa passione è nata da quando era bambino, perché viveva in un paese dove c'era molta guerra e soprattutto senza genitori. Diciamo, in questa storia ritorna nel suo passato, cercando di ricordarsi perché ha iniziato a fare questo mestiere. Si ricorda la guerra in Jugoslavia negli anni '80, diciamo più o meno una famiglia, quanto è stato fortunato lui. Queste scene sono registrate da una macchina, specialmente da una macchina a mano, con varie carrellate in avanti e indietro, e con la presenza di vari dolli. Il messaggio del film vuole evidenziare quante disgrazie possono accadere nel mondo. Prende come esempio però la Jugoslavia degli anni '80, nella quale anche i vicini di casa erano potenziali nemici, e la fortuna di chi aveva una famiglia in uno stato pacifico in cui vivere tranquillamente la propria vita. In questo caso il protagonista si sente inutile, perché dinanzi alle persone morenti lui non fa niente, non può fare niente. Le inquadrature, passiamo a questo che sinceramente le ho fatte bene. Le inquadrature generalmente sono in campi medi e corti, a volte in primi piani e mezzi busti, per evidenziare le emozioni importanti, per far capire i messaggi del film. Il campo di guerra, per esempio, è preso in campo medio dal basso, perché volevo spiegare, diciamo, la loro umanità, la poca umanità presente in quello scenario, mentre il contrario accade nella foresta,
dove prese appunto dall'alto per sottolineare la bellezza della natura e la tranquillità di essa. Allora, questo film è pieno di scene molto toccanti e perciò noi consigliamo di guardarlo. Vero che non hai sentito niente? Allora, caro mio, io stavo andando appena. No, non ne faccio niente, tranquillo. Sì, sì, è stato un piacere. Sì, sì. Però ti voglio insegnare. Sì. Quando io non vengo in cinema, sì, lei non mi deve spoderare. Sì. Se no io chiamo mia figlia, sa Mariangela com'è bella, io sono fantozzi, sì, sono il padre. Sa com'è bella Mariangela, eh? Sì, davvero. Ha un altro figlio, Mariangela, se non si ha capito, io sono diventato nonno. Suo figlio è venuto a scimpanzé. Quindi, se non vuole avere di trovarsi a casa senza mamma, io non. Prima cosa, mi spoglia di finire la non mi tengo a spoilerare! Prenda! Skateboard e mette a confronto questi due tempi.
è il maggiore esponente di intrattenimento mondiale.